sito. Oggi andremo in treno. Ecco lo strumento adatto per andare in treno. Andare in treno? Far la rapina? Attaccato. Questo sì. È questo. E sì. Questo? Non questi c'è? E due pannelli grandi. Praticamente stiamo costruendo un'enorme cabina che simula i treni che sono in Giappone, quindi bisognerà essere sicuramente in orario, come quando c'era lui. Bisognerà fare le entrate e le uscite in maniera corretta per tutti i clienti che useranno il treno e soprattutto bisognerà rispettare i limiti di velocità. Ed ecco qui costruito il bellissimo Densha de Go della Taito. Questo gioco praticamente simula i treni giapponesi nel suo totale funzionamento. Voi dovete arrivare alla stazione, fermarvi in un posto prestabilito. Per fermarvi nel posto prestabilito dovete tener conto di tutte le condizioni del tempo, delle persone che sono sopra al treno, della velocità con cui arrivate. Insomma, ci sono tantissime situazioni in cui bisogna dosare la velocità e il freno. Ovviamente si devono aprire le porte per far salire la gente e farla uscire, e in base a quanta gente c'è e alle condizioni meteo voi dovete arrivare nella stazione successiva e acquisire stelle di punteggio. Più stelle di punteggio si acquisiscono cercando di mantenere tutti i consigli che il treno vi dà, voi riuscirete a fare appunto il miglior punteggio con le stelle. Accendiamo e vediamo come funziona. Siamo pronti per partire, andiamo a pilotare un treno. Mi sento molto ferroviere.
Ecco, qui ho preso le stelle perché sono andato i 50 all'ora come mi avevano indicato. Adesso devo fare i 55 all'ora e quindi sto cercando col P1 e P2 di fare i 55 all'ora dove loro mi dicono di farlo. Oh, 55, sì dai, ho fatto leggermente di più. Adesso devo diminuire a 50, perfetto, 49, vabbè, sempre due stelle. Adesso mi dicono che devo stare in neutra fino a quando non mi dicono di iniziare a frenare. Ecco, adesso si comincia a frenare. Ma che roba, 3 stelle e sono il numero 1. Sono il numero 1, ho imparato bene a giocare. Veramente bello questo gioco. Diverte tantissimo. Ovviamente la difficoltà adesso, man mano che si va avanti, consiste nelle avversità atmosferiche e su quanta gente entra nel treno, perché più pesante è il treno, più fatica fa a frenare. Benissimo, ragazzi, è stato un piacere farvi vedere la costruzione di questo enorme cabinato e vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Ciao!